faccia luna. Questi sono i Sud Express. Paola, mi senti? Allora, vediamo se fai sentire la voce come arriva qui quando parli? Sì. Chiucchio, gli dovresti togliere l'effetto se puoi dall'altro lato, così la sento con meno eco. Allora, mi racconti come e quando hai incontrato Paola Franco Del Prete? Beh, diciamo che non è che ho incontrato Franco. Mio padre conosceva un po' Franco, un po' per fama, un po' perché erano amici, e mi portò un giorno da lui e diciamo che
Franco si è in un certo senso, non so se usare il termine innamorato della mia voce, diciamo, ha cercato di farmi un po' da maestro, no? Di farmi crescere, lo fa ancora tuttora, e questo è un grande merito che secondo me poche persone riescono a stare lì, a perdere gran parte del loro tempo e starti vicino nei momenti belli, brutti, e farti diventare qualcosa, oppure una piccola luce. Non so adesso come reputarmi, sono ancora zero. Però... Anche se tu hai cominciato molti anni fa, hai fatto anche un Sanremo, ricordo bene. Sì, ho fatto un Sanremo nel 91, classificandomi settima, grazie a Franco, a Mara Maionchi, Alberto Salerno, e poi per varie circostanze, vabbè, personali, e ho smesso e ho ripreso perché Franco un giorno mi ha telefonato dicendo che stava facendo questo progetto. E ti ha voluto. E mi ha voluto. Io non ho esitato molto perché forse, non lo so, un po' era nel destino, mancava, che no? Dovevo rincontrare Franco. Tu sei di un paese vicino a Napoli, che è Frattamaggiore, dico bene? Sì, io e Franco siamo tutti e due di Frattamaggiore. Ecco, quindi... E quindi, è destino che dobbiamo morire insieme, dico io. Allora, ci avete ancora un brano, no, da fare? Ce la fate ancora un altro brano? Sì. Sì, che ci suonate? Zinicola. 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 Ok, allora ci ascoltiamo in Sud Express, questo è Radio Club 91, e suonano rigorosamente dal vivo Zinicola. Nel frattempo si stanno preparando, voglio dire, eccole qua.